È con intensa e profonda commozione che sono qui insieme a tutti voi per ricordare una delle pagine più tristi che il nostro paese, il nostro popolo ha vissuto. Seduta straordinaria del Consiglio Comunale per commemorare la tragedia delle foibe, un evento troppo a lungo dimenticato. Assolutamente sì, una pagina tragica del nostro paese che finalmente viene portata alla conoscenza di tutti, soprattutto delle nuove generazioni, per ribadire i valori della vita, degli uomini, di ogni uomo e di ogni donna. Una vicenda tragica che ha toccato anche da vicino la nostra città, perché quasi un migliaio di esuli arrivarono proprio alla Spezia. Sì, Spezia ha da un lato ospitato e dato una nuova prospettiva di vita a oltre 1000 esuli, ma li ha trattati forse come figli minori. Si tratta di una delle pagine più dolorose e tremende della storia del Novecento e in generale delle vicissitudini del nostro popolo. E purtroppo solo in tempi recenti si è potuto parlare con chiarezza di queste vicende che hanno riguardato migliaia e migliaia di italiani costretti ad abbandonare la loro terra, una parte d'Italia, la Venezia Giulia, la Dalmazia, per ricostruire una nuova vita lontano da un mondo che non era più la loro patria, anche se ha continuato ad esserlo nei loro cuori, ma è diventato un luogo di persecuzione e di privazione del diritto ad essere ciò che erano, ovvero italiani. Una tragedia che è stata per troppo tempo ignorata dalla storia e dai governi che si sono succeduti dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale fino al 2004, quando è stata istituita appunto la legge per ricordare le vittime delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata. Devo dire che qui alla Spezia, la nostra associazione, sono già diversi anni che sta lavorando bene con il Consiglio Comunale e cerchiamo sempre ogni anno di migliorarci per rendere questa tragedia dimenticata per troppo tempo alla portata di tutti e soprattutto dei giovani.